Bentornati a tutti in questo nuovo video. In questo video andremo a fare una modifica alle 46 che dovevo fare da tempo, ovvero accorciargli leggermente il cambio, leggermente i rapporti. Il concetto è un po' come funziona per le moto, ovvero quando si vanno a cambiare solo il finale, ovvero gli rimpicciolisci il pignone o gli ingrandisci la corona. Sulle auto a trazione posteriore non si apre il cambio di solito, ma si cambia semplicemente il rapporto finale che c'è all'interno del differenziale. Il differenziale della mia E46 è questo, quello che avete visto anche negli altri video, che è stato saldato per riuscire a sgommare. E questo qua dovrebbe essere un differenziale con il rapporto da 3,304 circa. Sono andato ad acquistare questo differenziale, che adesso andremo ad aprire, che dovrebbe essere della E46, della versione automatica, credo. E questo qua mi è stato detto che è un 3,45, quindi dovrebbe accorciarsi il rapporto. Questo perché quando vado a sgommare, avete visto che negli ultimi video, l'auto non è sempre suo limitatore, sempre altissimo dei giri, ma un po' a metà. Ma non sono io che non accelero, io accelero sempre tutto, solo che l'auto è troppo lungo il rapporto e fa fatica perché non ha abbastanza cavalli. Quindi andiamo a accorciargli il rapporto, così sembrerebbe che l'auto sia un po' più potente. In realtà prende meglio i giri e tutto, ma sta andando un po' più piano. Andiamo a smontare il mio, andiamo a fare l'unboxing di questo, dopo andremo a vedere se sono uguali. Se sono uguali e anche questo qua che ho comprato funziona, andrò a saldarlo subito, lo vado a montare e poi andiamo a sgommare. Però prima di tutto facciamo partire la sigla. Così è come mi è arrivato, è stato imballato davvero molto bene con questa scatola, è una figata. L'ho comprato dalla Lituania e questi componenti per la BMW nell'est Europa hanno un sacco di commercio, quindi si riescono a trovare senza problemi. A vedere da lì c'è scritto che non c'è l'olio, ok, e sopra c'è 3.4, andiamo a tagliare le regge, c'è scritto 3.45 qua, ok. Quindi questo dovrebbe essere appunto il 3.45. E adesso andiamo a aprire la scatola, dopodiché andiamo qui e andiamo a togliere il mio differenziale. Non è molto complicato da smontare, è un po' pesante, però comunque con il mio appendiabiti sotto dovrei riuscire a smontarlo senza difficoltà. Lo tiriamo giù e vediamo un po' se realmente sono uguali e se va tutto bene. Sono riuscito a smontare il differenziale, ma è stato abbastanza complicato. La situazione è questa: ho dovuto sganciare gli ammortizzatori, entrambi, togliere la barra stabilizzatrice, però per fortuna sono riuscito a non togliere lo scarico. Questo perché ho fatto una casettina qui, potete vedere tagliandolo col flessibile, per riuscire a raggiungere quel dado. E questo invece sono riuscito a raggiungerlo di lato, da qua diciamo, ecco. E sono riuscito a togliere quella piastra. Ora non mi resta che guardare questi, li ho già controllati e sembrano praticamente gli stessi, ovvero hanno lo stesso interasse di questo video qua, gli stessi filetti, la forma lì dietro è uguale, sembra praticamente lo stesso. Qua il mio, caspita, c'è proprio l'adesivo rotto qua, ma c'è scritto 307, invece questo è 345. Un giro completo di questo, questo qua ne farebbe 3.7. Invece questo, un giro completo di questo, ne farebbe 3,45. Diciamo che non vorrei confondervi troppo con la matematica, ma fidatevi, più è alto il numero del differenziale, più è corto il rapporto. Una cosa che noto subito è che questo ha delle viti da 8 e il mio le ha da 10. Quindi devo tirar fuori queste due flange dei semiasse e mettere le mie. E per questo anteriore i filetti sembrano gli stessi, però mi sembra di vedere che è fatta un po' diversa la flange, questa distanza qua. Sembra minore, questa sembra maggiore. Non vorrei che poi l'albero non ci arrivi. A few moments later. Allora, ci sono dei problemi, che palle. Il mio differenziale ha lo stesso interasse tutto rispetto a questo nuovo, però ho notato una cosa prima di montarlo, per fortuna, che la distanza tra la flange e questo supporto sono circa 85 mm.
Invece questo sono circa 65 mm. Questo vuol dire che questo differenziale che ho preso monta su un'auto con albero di trasmissione 20 mm più lungo. Devo cambiare anche albero di trasmissione, che devo andare a prenderlo. Sto pensando a mille soluzioni. Potrei fare il reso di questo differenziale. Potrei provare, siccome gli alberi di trasmissione al centro hanno una parte con mille righe che si sfila un po' per compensare l'allungamento dell'albero quando si scalda. Potrei provare a allentare quello e cercare di tirarlo un po'. Però caspita, 20 mm non sono pochi. Che noia questa roba. Dai, vedo un po' la soluzione. Altrimenti questo video sarà l'inizio di questo lavoro, quando poi andrò a prendere l'albero di trasmissione più lungo tra alcune settimane. E che palle. E niente, alla fine, dopo 3 ore di lavoro buttate via, ho rimontato tutto con il differenziale lungo e adesso uso l'auto, continuo a fare quello che dovevo fare, i miei eventi, tutto il resto, e appena un attimo vedrò. Many months later. Eccoci finalmente ritornati a questo progetto, ovvero cambiare il differenziale. Ho portato avanti un po' di roba. Allora, qua ho già saldato il differenziale 3,45, ho creato questa flangia come distanziale da 20 mm con 4 viti qui, e dopo qua ci sono i 4 filetti dell'albero di trasmissione. L'auto è già sul ponte, siccome l'ho usata in questo periodo, ovviamente rimontata, quindi devo andare a rismontare tutto e dopo, finalmente, dopo veramente un sacco di mesi, potrò provare questo benedetto differenziale 3,45. Spero che con questo differenziale di riuscire a tirare la seconda marcia un po' più alto di giri dove c'è tanta potenza, di modo da riuscire a tenere l'auto bella alta di giri per sgommare forte. Ecco il differenziale corto montato. Qui si vede bene la piastra di spessore, sono circa 20 mm. Non sono riuscito a trovarla in commercio questa piastra qua, e allora ho dovuto costruirla io. Sono filetti da M10 classici, e l'ho fatta in alluminio, fatta a controllo numerico, bella precisa e tutto. Non capisco perché non ci sia in commercio, perché chi vuole mettere dei differenziali corti, magari del 3,20 o così, sul, in questo caso il 3,23 o magari anche il 3,25, l'albero è troppo corto. Boh. Avvitate le viti, questa è circa 80 newton, questa dietro a memoria 120 mi sembra, qualcosa del genere. Questa soffre molto questa vite. Ho chiuso anche tutte le viti qua dei semiassi utilizzando ovviamente il semiassi del 3,23. Difatti vedete che sono abbastanza più grossi rispetto al differenziale, che è un po' più piccolino. Ora vado a rimontare questa piastra avanti, questa. E dopo dovrei esserci, dopo penso di montare solo lo scarico e dovrei aver finito. Prima di tirare giù l'auto ovviamente andrò a mettergli l'olio nel differenziale. Un trucchetto per questo lavoro: come potete vedere indosso gli occhiali perché mi è entrata della polverina, della sabbiolina negli occhi lavorando sotto. Ho perso più di mezz'ora a cercare di lavarla, alla fine sono riuscito a togliermela dall'occhio, che era incastrata sotto la palpebra superiore, ovvero davvero una fatica. Rimonto le ultime cose, tiro giù l'auto e dopo lo proviamo, dai. Speriamo sia bella grintosa rispetto a prima. Ecco, da un 3,07 o 3,09 a un 3,45 non è poca la percentuale. Ecco, dovrebbe essere a memoria un 15%, non ricordo bene. Adesso che abbiamo tirato fuori l'auto, la facciamo scaldare per bene. Per fortuna almeno il benzina si scalda prima di quella là a gasolio, quella là ci mette davvero una vita ogni volta. E speriamo vada tutto bene per quanto riguarda il serraggio della primaria, perché c'è dentro un cuscinetto conico e sul manuale istruzioni c'è scritto di serrarlo alla stessa posizione di prima. E caspita, però la posizione di prima io non me l'ero salvata, quindi errore mio. Però l'ho chiuso di modo che il cuscinetto non abbia gioco, diciamo, ecco, molto simile all'altro, dovrebbe andare bene. Trovo un piazzalino, finisco queste gomme, tanto queste qua c'è su davvero poco. Piazzalino, faccio un po' di sgommate e vedo se riesco a tirare bene anche la seconda, a tenerla bella alta di giri. Dai, andiamo dentro e proviamola subito, che sono stragasato anche io. Allora, è venuto anche Zippo a fare un giro. Ciao ragazzi. Così prova l'ebbrezza anche lui delle sgommate.
Ho trovato un piazzalino, provo a fare un piccolo 8 in prima, anche se il mio obiettivo era la seconda marcia, ma non riesco a trovare piazzali abbastanza grandi, quindi facciamo un po' di prova in prima marcia, fare un 8 abbastanza stretto. Comporta davvero molto bene, è molto più pronta, diciamo, di a ogni colpo di accelerata è più reattiva. Come ti sembra a te che sei salito poche volte su sta roba? Abbastanza aggressivo, così appena schiacci l'acceleratore subito lì, come se avesse un po' più potenza, diciamo. Sì, esatto, l'obiettivo è sempre un po' quello con i cambi corti, di cercare di dargli un po' più di brio, ecco, anche se in realtà la potenza non aumenta, però è più brillante, un po' come i volani alleggeriti. Sembra tenere anche la seconda marcia, buona. Adesso mi sa che è ora di andare via. Siamo ritornati al capannone ed è andato tutto bene. Il differenziale corto è davvero molto più pronta. Come ti è sembrata te? Ma allora, sei riuscito anche a mettere la seconda quando inizialmente era un po' titubante, sì. Quindi la teneva la seconda nonostante fosse basso di giri, accelerava, la macchina riprendeva, quindi vuol dire che il differenziale effettivamente più corto ha aiutato parecchio e... Sì. Poi vedremo nei prossimi test, quando proverà un po' meglio in qualche piazzale un po' più grande, però mi sembra soddisfatto. Sì, perché quando va appena sotto coppia, se tu insisti riesci comunque a salire di giri. Dai, vediamo se col tempo magari anche lui riesce a prendersi una macchina per fare due sgommatine ogni tanto. Si sa. Chissà. Dai, se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate di questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Thank you.